dovrebbe essere alla norma. Nella vita ci sono poche certezze, cioè ognuno ha le sue. Una che io ancora non ho, non so voi, è se si chiamano arancina o se si chiamano arancino. Io non so come intitolare questo video, probabilmente lo metterò come si chiamano oppure arancin x e poi ognuno in base a dove si trova gli darà il nome che ritiene più opportuno. Regà! Buongiorno e bentornati nella mia cucina. Oggi facciamo, vedi già qui andrà ma le arancine, gli arancini, non lo so, anzi vi chiedo cortesemente di scrivermi qui sotto la città e il nome, così almeno capisco se tipo nella parte settentrionale si chiama arancino e nella parte meridionale si chiama arancino, ma più che quello voglio sapere il perché, cioè al nord si chiama così per l'arancia, al sud si chiama così per il lucano, non ho idea. Me lo scrivete qui sotto nei commenti. Una volta che andate a scrivere nei commenti, fate una roba, vi iscrivete, lasciate like, commentate, avete già commentato e avete già fatto tre quarti dell'opera. Cominciamo con la ricetta. Sul mio Instagram io ho messo un box dei sondaggi, li feci a dicembre dell'anno scorso. Se dovesse venire così anche oggi svoltiamo. Questo è il ragù e qual è questo? Questa è stata quella a burro e poi l'altro mortadella e pistacchio. Io ho messo un box delle domande sul mio Instagram dove vi chiedo come facciamo. Se tre quarti dei video li facciamo in collaborazione, cosa vuol dire? Che là chiedo cosa poter fare, là chiedo che cosa volete come ricetta, come video ricetta, come consiglio, come cosa potrebbe interessarvi, e qui ve lo faccio vedere in modo che vada a creare una coesione tra i due social. Quindi ti lascio il link di quello anche qua sotto. E avete picchiato in tanti su un ingrediente che vi giuro non mi aspettavo. Lista della spesa. Dunque, miei cari formafittini, oggi ci serviranno, io andrò a utilizzare del vialone nano. Perché? Uno, perché ha il chicco più piccolino, più tozzo ed è più indicato. Uno, due, rilascia una quantità di amido maggiore. Andando a cuocere il riso alla veneta, l'amido ci servirà. Cosa vuol dire alla veneta? La tecnica di cottura del riso sono principalmente due, cioè la lombarda o alla veneta. La lombarda è il classico risotto dove devi mettere il brodo poco per volta. Alla veneta invece è, sai che quel riso ci vuole quella determinata quantità di brodo, glielo metti tutto insieme e lui lo assorbe. Cuociamo per assorbimento, per capirci. E andrò a utilizzare 100 grammi di vialone nano che andrò a mantecare alla fine con del burro, solo burro, e a metà cottura aggiungerò una bustina di nero di seppia. E questo qui che sono 300 grammi di vialone nano dove andrò a mantecare con dello zafferano, con del burro e con del parmigiano. Io mi sono già portato avanti, questa è la casseruola per il riso al nero di seppia e quella lì è la casseruola per il riso allo zafferano. La quantità di acqua o di brodo io andrò a cuocere con dell'acqua, non avevo del brodo di verdure, andrò a salarla leggermente. E la proporzione qual è? Ho utilizzato poco più del doppio della quantità di riso. In quella piccola utilizzerò 100 grammi di riso e vado a mettere 220 ml di brodo o di acqua. Quella grande, 300 grammi di riso, andrò a mettere 620 ml di brodo. Una volta arrivati a bollore andrò ad abbassare a poco più del minimo la fiamma e farò cuocere per assorbimento finché non sarà praticamente tutto assorbito. L'unica differenza sta che in questo qui con la seppia noi le andiamo a mettere a metà cottura il nostro nero di seppia, così cuoce e lo incorpora come si deve. Andiamo a salare i nostri fondi di cottura, abbassiamo a poco più del minimo questa che già bolle, riso, mescoliamo leggermente e copriamo. È arrivato a bollore anche questo dentro con i nostri 300, poco più del minimo e copriamo. La preparazione degli arancini non è complessa, ci vuole un filo di manualità, oppure trovate su Amazon tranquillamente gli stampini, li mettete la quantità giusta, schiacciate, vi fa la forma appunto, la forma rotonda. Non è tanto quello lì, è il fatto che ci sono delle preparazioni relativamente lunghine, non lunghine, delle preparazioni dove c'è un lungo periodo di attesa. Una volta che il riso sarà cotto, il consiglio che mi hanno dato tantissimi siciliani qual è? Canna, fai il riso, lo mantechi e lo devi far raffreddare in freddo, perché così dopo lo lavori bene. Punto primo. Punto secondo, i ripieni dovrebbero essere tutti freddi da frigo, per lo stesso discorso. Voglio fare sicuro faremo quello a burro, dove andremo a fare la besciamella. Metà di quella besciamella però noi cosa faremo? La terremo bianca e andremo ad aggiungere al pistacchio, dove a quello gli andremo ad aggiungere la mortadella e ne andremo a fare uno a metà cottura. Andremo ad aggiungere nero di seppia, nell'altro aggiungiamo lo zafferano. Una volta che i nostri due risi saranno cotti,
e avranno praticamente assorbito tutto. Spegniamo i fuochi e andiamo ad aggiungere il burro. Il burro deve essere freddo. Perché deve essere freddo? Perché così lo shock termico è più ampio, il riso riuscirà a rilasciare più amido, punto primo, punto secondo. Non si separerà siero da caseina, di conseguenza non vedremo quella parte di acqua. Questo nero 15 grammi indicativamente, e copriamo. Nell'altro almeno il doppio. E del caciocavallo grattugiato 50-60 grammi. Se non avete il caciocavallo potete metterci del grana, del parmigiano. E facciamo riposare un attimo. Mantechiamo il primo. Pellicola a contatto così non fa la patina. E via in frigo. Più sarà bello legato, bello corposo, e la lavorabilità che avremo dopo sarà maggiore. Adesso ci prepariamo tutta la linea per il resto della roba. Allora, cominciamo con la norma. Indicativamente di besciamelle, ognuno ha la propria ricetta, ognuno ha la... Io quella che ho sempre fatto è 1-1-1, 50 grammi di burro, 50 grammi di farina, sale, pepe, noce moscata, quella lì va, quantità l'assaggiate, e 500 ml di latte. C'è chi la fa meno carica, che gli va a mettere meno burro, c'è chi la fa con più burro. Si fa cuocere finché appunto non ha la consistenza di besciamella dove vela il cucchiaio. Ok, dividiamola. Gli mettiamo la pellicola a contatto e le facciamo raffreddare, perché se noi adesso gli andassimo ad aggiungere in quella il pistacchio e la mortadella, in quella bianca il prosciutto cotto e il formaggio, voi vi rendete conto che la besciamella è calda, andremo a rovinare il prodotto che andremo a mettere all'interno. Quindi copriamo con pellicola, così non ci fa la pellicina. Pellicola a contatto, poi non la buttiamo, perché quando prendiamo la pellicola schiacciamo e togliamo tutto. Mescoliamo per bene, formaggio, prosciutto, di nuovo in frigo, mortadella, formaggio e via in frigo. Facciamo il sugo e friggiamo le melanzane. Provolone dolce del cotto. Mortadella spezzettata. Dovete sentire il profumo. E via in frigo. Le due besciamelle le abbiamo preparate, il sugo è pronto, l'olio è quasi in punto. Cuocerò a 165-170 indicativamente, e le melanzane, come potete vedere, stanno sgocciolando. Adesso gli leveremo il sale in eccesso, le tamponeremo per bene e le andremo a friggere. Le ho lavate per togliergli il sale, le tamponiamo per bene e le friggiamo. E ne friggiamo poco per voi, così la temperatura non va troppo sotto. La cosa che mi ha stupito è stata a scuola, quando lo chef ci ha detto come friggere. Ci fa: ragazzi, quando friggete, se voi friggete in poco olio, il prodotto si impregna. Adesso io non ricordo bene il motivo. L'olio deve essere abbondante, così il prodotto è completamente coperto dal prodotto, non ne richiede, non ne assorbe, di conseguenza vi verrà un fritto molto più asciutto. È una cosa che ho constatato, nel senso, quando io friggevo con poco olio avevo un prodotto molto più unto, e da quando friggo con tanto olio, uno, riesco a gestire meglio le temperature, perché comunque non mi va sotto di temperatura. Due, facendo così riesco a riutilizzare l'olio, perché non superando il punto di fumo lo filtro, lo riutilizzo. E tre, il prodotto viene molto più asciutto, e infatti continua a essere a 165. Una volta cotte e ben dorate, io mi sono preparato qua a fianco un setaccio a tamburo, in modo che una volta che le scolo ha una superficie in cui l'olio cade. Se noi appoggiamo il nostro fritto su uno scottex direttamente, o anche a cattapaglia, quella gialla, ed è pari pari, voi vi rendete conto che l'olio che butta fuori lo assorbe la carta. Assorbendolo la carta ma rimanendo comunque in contatto, lo butta fuori, ma se lo riprende fate resto di niente. Porca boia, quando ho cominciato questo video erano tipo le 4, io vi dissi: ma no, ci sono solo passaggi lunghi. Boys, sono le 8, io comincio a farli adesso, capite perché le nonne si alzano a pensierate alle 4 di mattina a cominciare a cuocere il riso? Ne hanno da fare. Ci siamo, abbiamo tutta la linea pronta, cominciamo a chiuderli. C'è il nostro riso allo zafferano, il sugo alla norma, questo che è quello che faremo a burro, besciamella al pistacchio, provola dolce e mortadella, e i gamberi, che andremo a fare gamberi e stracciatella. Mi aiuterò mettendo dei guanti, se ne attaccherà meno, io ne sprecherò meno e riuscirò a lavorarli meglio. Prossimo acquisto da prendere su Amazon, rega, è la... controlliamo la prostata.
è lo stampino. Allora, molto probabilmente i primi verranno una chiavica, sicuro. Come potete vedere, il riso è molto lavorabile, avendolo messo in frigo, avendolo mantecato e avendolo cotto per volumi. Facciamo una pallina, mettiamo all'interno la nostra besciamella. Una volta che l'avremo chiuso e compattato, lo faremo riposare nuovamente. Dopo aver fatto questo e averli messo in frigo, domattina prepareremo la lega. La lega che cos'è? La lega è la pastella, appunto, che va a far sì che il pane grattugiato si attacchi. Deve venire liquida in modo che noi lo passiamo dentro, lo togliamo, lo buttiamo nel pane e la lega si chiama la quantità di pane necessario. Andiamo avanti, se no non finiamo più. Io ho visto video su video e non sono sicuro si facciano così, quindi anzi, se avete consigli datemeli. Mortadella. Ok, questa è quella mortadella. Fare già uno scavino in modo che poi con le pareti noi andiamo a chiudere la mano e andiamo ad accopparlo. Tipo così. Schiacciamo bene bene. Andiamo a fare quello a cono. Quello a cono, io mi sono preso una parte di riso, l'ho schiacciata dando una simil forma di triangolo, e andiamo a mettere all'interno il sugo alla norma, il formaggio, e lo andiamo a coprire con un altro strato, andandolo a chiudere. Rimodelliamo un po' la base e indicativamente ci siamo. Lo mettiamo là. Uno strato di riso, il nostro ripieno, schiacciamo la base, adesso lo torneremo a mettere in frigo, si ricompatterà e poi ripeto, c'è la lega, c'è il pane, lo andiamo a sigillare per bene, siamo sicuri che non si rovina. Mi faccio la mia scavina, è il turno di quelli neri, nero di seppia. E se io invece facessi, mettiamo un foglio, il ripieno al centro, lo schiacciamo già a mo' di tondo. Questi sono gamberi, maggiorana, timo, sale, pepe, aglio e olio. La stracciatella di mozzarella. Una volta messi così, proviamo di fare così. Tiriamo sui quattro angoli. Man mano che lo chiudiamo, tiriamo su la pellicola e lo andiamo a chiudere per bene, dandogli la forma della palla. Questo è più morbido, eh? Questo mi è venuto leggermente più morbido. Per non farmi fregare da lui, lo giro e lo metto a testa in giù. Secondo me ho aggiunto un po' troppa acqua per mantecarlo, non ricordandomi che cosa dovessi fare. Di conseguenza questo è più morbido dell'altro, sto riso. Voi quando andate a mantecarlo, fate il lavoro fatto bene, non fate come ho fatto io. Io qui l'ho mantecato, ero convinto dovessi fare un risotto, quindi ho aggiunto un po' d'acqua di cottura in modo che venisse più all'onda. Quell'onda a me non serviva, è troppa acqua e di conseguenza mi ha ammorbidito la struttura e mi sta facendo fare questo lavoro. Lo mantecate come quello allo zafferano, avete visto che era molto più corposo, deve essere legato così e legato così vi viene. Sono stati fatti tutti, sono stati fuori 3, 6, una decina. Siamo in 2. No, in 2 va bene. Il problema qual è? Il problema è che ho fatto poco riso per la quantità di ripieno. Quindi o smezzate la quantità di besciamella. Cosa vuol dire? Io ho fatto mezzo litro, fate 250. 25 grammi di burro, 25 grammi di farina, 250 di latte. Dimezzate la dose, perché sennò io adesso devo mettere su altro riso. Faccio altri arancini, li congelo oppure li regalo qui nel vicinato. Chi li vuole viene, se li prende e se li mangia. Ci vediamo domattina. Ciao boys! È domenica e io ho fatto anche questo. Andiamo avanti con la nostra preparazione degli arancini. Noi adesso prepariamo la lega. Andrò a mettere 100 g di farina. Si vede, è molto lenta. Io metto il mio arancino, questo si avvolge tutta la superficie, non mi crea un'altezza troppo grossa. Io voglio una crosta croccante che mi contenga il riso, che mi dia croccantezza, però riso e ripieno devono essere i protagonisti. Io ieri li ho messi nella pellicola, sono ancora un po' morbidi, a differenza di questi che sono molto molto più compatti. Con una mano metteremo l'arancino nella pastella, con l'altra toccheremo il pane, così la lega non contaminerà il pane e il pane non contaminerà le pastelle. Come vedete la pastella è molto liquida, perché noi adesso andiamo semplicemente a scolarla. L'arancino si è chiamato la quantità di pastella che vuole e noi andiamo semplicemente a impanarlo. Cioè, per essere fatto a mano e fatto per la seconda volta non fa poco pregare. Adesso mi comprerò i stampini, su Amazon dovrebbero averli. Una cosa fondamentale. Quale? Ma arancina o arancino? Io ancora non ho capito perché mi dicono che a Palermo è arancino, a Catania, nella zona occidentale dicono è arancino. E poi si incazzano. Cioè, hanno anche ragione. È come se mi venissero a dire a me che qua a Bologna si chiamano cappelletti e non tortellini. Ci sta. Però io ancora non ho capito il perché ci sia questa differenza. Si chiamano cappelletti. Oh, t'ammazzo.
si chiami con un nome differente, benché la preparazione sia la stessa. Cioè, cappelletto è una cosa, tortellini è un'altra, arancino è una cosa, arancino è la stessa cosa. Minchia, qua mi ammazzano questa dichiarazione. E non ho capito perché da zona a zona cambia così tanto. Compassione, amore e dedizione. L'olio è a 170 gradi e li lasciamo fino a doratura. Vecchio, adesso però non mi ricordo più qual è con cosa. Wow, quanto belle. Vecchio del morcino, vecchio piccolino. Dopo te li mangio tutti. Alla norma. Tutto nella norma? È tutto nella norma. Mamma, sentire melanzane fritte. Il riso che è burroso, il formaggio e la melanzana fritta, questo qui vola via. Buono. Ciao brodo. Sei il più invidiato di questo video. A tuo brodo. Prendi fuori e ti riempi l'anima. Allora, sembra aver tenuto. Quello che mi avete consigliato voi su Instagram, adesso vediamo se avevate ragione o no. Porca boia. Secondo me, di tutti, questo è più buono. Sarà che col classico non sbagli mai. Secondo lui, ha vinto questo, gamberi e stracciatella, che era buonissimo, ma io di gusto preferisco questo qua. Siamo arrivati alla fine del video, il video sarà venuto lungo, tipo Il Signore degli Anelli, ma noi riusciremo a tagliarlo e fare un video accettabile. Scrivetemi qui sotto l'arancino o l'arancina. Uno, mi dovete scrivere come si chiamano, in quale zona. Due, mi dovete scrivere quale avete mangiato voi, così li rifacciamo. Facciamo un arancino parte 2 e li rifacciamo. Io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato. Vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale e lasciare like e commentare. Vi abbraccio, vi bacio, vi saluto. Io e il mio burdero ci andiamo a sfondare di arancini.